I finanziamenti stanziati dalla regione hanno consentito ai teatri di restare in vita, altrimenti avrebbero chiuso. Il governatore Vincenzo De Luca rivendica l'impegno di Palazzo Santa Lucia per la cultura grazie ai fondi che, ha spiegato testualmente, hanno consentito a realtà importanti come il Teatro San Carlo a Napoli o il Verdi di Salerno di garantire, nonostante le difficoltà, un cartellone di eventi all'altezza. Diciamo con grande chiarezza, senza il sostegno finanziario della Regione Campania chiuderebbe il Teatro San Carlo e chiuderebbe anche il Teatro Verdi. La stagione di quest'anno del Verdi viene finanziata esclusivamente dalla Regione e dal Ministero dei Beni Culturali, così come al San Carlo investiamo il 90% delle risorse, altrimenti il teatro chiuderebbe. Io credo che sia una scelta da mantenere, perché abbiamo un patrimonio culturale da non disperdere, perché abbiamo istituzioni culturali che diventano un grande attrattore anche turistico, che diventano un'occasione per dare lavoro. Oggi Salerno, Napoli, la Campania sono anche rappresentate nel mondo da queste eccellenze musicali. Il governatore ha poi lanciato un diktat per le luci d'artista a Salerno dopo la sentenza del TAR che ha ribaltato l'affidamento deciso dal comune e accolto il ricorso di Blachère Illumination contro la IREN di Torino. Si prende atto di quello che decide il Tribunale Amministrativo. Credo che il comune dovrà incontrare quelli che sono stati dichiarati vincitori e si dovrà concordare comunque un programma. Credo che con un po' di fatica in più si metterà in piedi un bel programma anche quest'anno.